Nuovo video, oggi voglio parlarvi di alcuni prodotti che per me sono diventati ormai indispensabili e che veramente non avrei mai pensato, perché ho iniziato a usarli un po' per curiosità, un po' per cambiare alcune delle mie routine e però non pensavo che li avrei usati costantemente e non avrei assolutamente pensato che sarebbero diventati dei miei must, e invece così è stato. Ho deciso di fare questo video perché qualche giorno fa ho smesso di usare un prodotto che mi ha davvero stravolta e mi sono resa conto che, trovandomi senza, sono stata davvero in difficoltà, tant'è che ho fatto subito un ordine che tra l'altro sto aspettando, e se arriverà il corriere prima che io vada a lavoro registrerò anche il video subito per far vedere insomma il video haul e i prodotti che ho acquistato, però quella è un'altra cosa. E insomma mi sono trovata senza questo prodotto e ho detto: signor, io pensavo che non l'avrei mai usato e invece adesso non riesco a farne senza. Di cosa cavolo sto parlando? Sto parlando di questa spugnetta qui che ho acquistato al Cosmoprof insieme a Chiara, che saluto e poi mando un bacione, Chiara83, ciao cara. Questa spugnetta qui io l'ho acquistata perché avevo distrutto praticamente quella di Cose della Natura. Trovandomi senza, ho deciso di acquistare questa qui perché l'ho vista e quindi ho detto vabbè, prendiamola. Queste sono le classiche spugne naturali che si usano per detergere il viso, quindi ognuno poi ne fa un po' l'uso che vuole. Io le utilizzo per togliere lo struccante, il latte detergente ad esempio, oppure il prodotto che uso per detergere il viso al mattino. Perché ho smesso di usarlo? Ho smesso di usarla perché, nonostante non sia tanto che la sto appunto utilizzando, mi è sembrato che in questa parte qui stesse cambiando in modo non propriamente positivo. Non capisco se è un po' muffita, c'è qualcosa che non va insomma, e allora ho detto: senti, sai che c'è? Smettiamo di utilizzarla. Dall'altra parte, questa parte è perfetta, ma da questa parte piatta, che è quella che io utilizzo sul viso, non lo è più. Quindi io non voglio andare a mettermi sulla faccia cose contaminate, e quindi ho detto: sai che c'è? Basta, non la uso più. Io non l'ho amata così tanto come quella di Cose della Natura, trovo che quella sia migliore, anche perché si pulisce da sola, non ha nessun tipo di problema. Questa invece dovete andare a pulirla un po' con un sapone, e quindi anche quella cosa mi ha fatto preferire quella di Cose della Natura appunto, e anche comunque la sua morbidezza sulla pelle, la sua efficacia, l'ho preferita. Ma in ogni caso anche questa qui non mi è dispiaciuta, e mi sono resa conto che ormai non riesco più a sciacquare il viso solamente con le mani, devo avere un mamma mi cade, un prodottino di questo genere, e infatti sono andata a riordinarne non uno uguale ma uno simile. Comunque quello è un altro discorso. Perciò assolutamente la spugnetta, io ho iniziato a utilizzarle così, tanto per, ho partito dalla Conjac Sponge che mi era piaciuta tantissimo, inizio già a impappinarmi molto 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 bene, e quindi ero partita con quella, poi sono passata a quella di Cose della Natura, ma insomma io devo avere sempre una spugnetta di questo genere. Sempre rimanendo in tema di prodotti per lo struccaggio, ne ho altri due, poi passiamo totalmente a un'altra cosa. Un altro aggeggino, diciamo, che per me è diventato indispensabile è questo, e è il Clarisonic. Ne avevo sentito parlare in tutte le salse, vi ho fatto un video di prime impressioni, diciamo, dopo il primo mese di utilizzo. Adesso sono passati 6 mesi, perché io l'ho preso questo come regalo di Natale e ho iniziato a usarlo a gennaio, quindi sì, sono passati 6 mesi, penso di aver saltato un paio di settimane di utilizzo, per il resto tutte le sere l'ho sempre usato, perché io lo uso alla sera. Preferisco non usarlo 2 volte al giorno perché temo che mi secchi un po' la pelle, perciò lo uso solo la sera dopo essermi struccata per pulire la pelle più a fondo. Questa era l'edizione limitata di Natale, ma non è che voglia dire molto. Il prodotto è il classico, insomma, il Clarisonic, che tutte avete visto, che tutte conoscete. Io ancora non ho cambiato la testina, ma la cambierò in questi giorni, bisognerebbe cambiarla ogni 3 mesi, io sono al doppio del tempo, ma non ho notato nessuna differenza se non in questi ultimissimi giorni, quindi penso che approfitterò del 20% di sconto e prenderò una testina nuova.
Mi piace un casino, la prima carica mi è durata tantissimo. Sto pensando a delle cose che non vi ho detto nel primo video, perciò ne approfitto per buttarvele lì adesso. La prima che ho fatto mi è durata un casino fino a 10 giorni fa, la prima volta che ho dovuto ricaricarlo. Così come il detergente che c'era, il gel piccolino, che ho finito veramente da 2 o 3 giorni. È un prodotto che mi piace, mi pulisce bene la pelle, la differenza si nota. Non pensavo di essere costante. Per tutte quelle persone che hanno il dubbio, anch'io avevo il dubbio. La costanza, secondo me, poi subentra. Quindi all'inizio magari fate un po' fatica a ricordarvi di utilizzarlo. Adesso io non ho, proprio non salto neanche un giorno. E anzi, con i turni di lavoro che ho adesso, che la sera termino di lavorare o alle 11 o a mezzanotte o all'una, quindi comunque arrivo a casa tardi, uno dice: chi c'ha voglia di usare il Clarisonic? Invece io lo uso tutte, tutte, tutte le sere, anche di notte. Quindi, da una che non usava niente per sciacquarsi il viso, per pulire ulteriormente il viso dopo esserselo struccato, siamo passati a una che non riesce più a fare a meno né della spugnetta né del Clarisonic. Quindi, contro veramente ogni previsione, però se anche voi avete qualche dubbio, secondo me una chance, potete darla a questi prodotti. Ovviamente, magari partite da una spugnetta perché il Clarisonic è molto più impegnativo come prezzo e quindi partite da quella. Ultimo prodotto per quanto riguarda lo struccaggio, che non avrei mai pensato di utilizzare con costanza perché avevo un'abitudine totalmente diversa e invece adesso non può mancare nella mia routine, è il latte detergente o la crema detergente. In questo caso vi faccio vedere questo qui perché è un latte detergente che sto usando da qualche giorno. Ci sarà, come vi ho detto in un sacco di video, la review dei prodotti Madara generale. Ma io di questo voglio parlarvi assolutamente. Prima perché sono innamorata, pazza, ma pazza, pazza di questo prodotto. Per quanto riguarda appunto il discorso latte detergente e crema detergente, io fino a un anno fa più o meno, neanche, ma sì dai più o meno, usavo per struccarmi solamente un gel detergente che usavo sotto la doccia. Adesso va tantissimo il prodotto, cos'è lo struccante sotto la doccia, non mi viene in mente il nome, se è quello o che cosa, di Nivea, che appunto è stato molto pubblicizzato, tantissimi video stanno circolando su YouTube. Ma insomma, io ho usato per tantissimo tempo dei gel detergenti di vario genere, soprattutto quello di Lidl, e lo usavo sotto la doccia per struccarmi. Quindi non assolutamente non avevo una routine bella, particolareggiata e una routine che prevedesse più step. Dall'inverno scorso, quando ho avuto la paura che la mia pelle si seccasse così tanto come, quello precedente, ho iniziato a usare creme detergenti e prodotti più corposi e quindi anche dei latte detergenti da usare o direttamente sul viso e massaggiandoli con le mani oppure col dischetto. Io sinceramente li uso con le mani perché mi sembra di sprecare più prodotto col dischetto, quindi lo applico così e poi lo vado a sciacquare con la spugnetta, e in questo periodo appunto sto usando questo di Madara. Allora, che dire di questo di Madara? Adesso iniziano i capelli a farmi caldo e iniziamo bene, benissimo, vabbè, lo stesso. Allora, questo di Madara mi sta piacendo veramente un casino. È un gel detergente adatto a tutti i tipi di pelle, ma secondo me è adatto soprattutto alle pelli secche, o normali. Per le pelli miste grasse lo trovo forse un po' troppo ricco. Sicuramente è perfetto per l'autunno-inverno, d'estate può essere per alcuni un po' pesantuccio, io però mi sto trovando benissimo, mi piace un casino. Vi faccio vedere la consistenza, già che ci siamo. È questo, è veramente una crema, cioè una cosa che mi piace tantissimo, è una coccola, ha una profumazione che è un mix di fiori e erbe, ma è davvero leggero, leggero, leggero. I prodotti Madara, ve l'ho già detto, spesso hanno profumazioni molto forti, invece questa è delicatissima, è piacevole, ne basta pochissimo, perché io al mattino uso praticamente la quantità che vi ho fatto vedere adesso e per struccarmi leggermente di più.
lascia la pelle bella morbida, leggermente non appiccicosa, però non è quel prodotto che quando lo vai a sciacquare, passi le mani e poi senti la pelle liscissima, senti un qualcosa che rimane. Secondo me questo non è male, perché non è un appiccicoso fastidioso, senti che c'è un qualcosa che sta agendo sulla pelle. È un prodotto che mi sta facendo impazzire. Io ero già innamorata dopo il primo utilizzo, ho voluto aspettare un pochino, ne ho aspettati tre e poi vi ho messo la foto su Instagram. Sono passati un po' di giorni adesso e io continuo ad amare questo prodotto. Penso che lo riacquisterò perché è qualcosa di fenomenale. Poi ne riparleremo appunto nella review generale, però adesso volevo già dirvi qualcosa. Quindi un altro prodotto che è diventato per me un must have. Un'altra cosa che utilizzo sempre, 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 di cui non posso più fare a meno, ma non avrei mai pensato, è questo qui, lo spargishampoo di Bioficina Toscana. In questo caso appunto di Bioficina Toscana, perché io uso quelli di Bioficina Toscana, questa è la vecchia versione, quella ancora grande, col tappino che si svita, quindi un po' scomodo, che si rischia di perdere. Infatti in questo caso non c'è perché è quello del mio compagno, che però adesso uso io. Io non faccio più, non riesco più a fare meno dello spargishampoo, cioè per me lo shampoo si può usare solo se diluito qui dentro. È una cosa a cui non rinuncio, di solito lo preparo sempre prima di andare in doccia. Se mi dimentico, un paio di volte è successo, sono uscita dalla doccia per prenderlo, sono veramente ossessionata. Non avrei mai pensato perché io non avevo mai, mai, mai diluito lo shampoo, quindi proprio zero. Ho iniziato a provare perché comunque sapevo che era meglio diluirlo, ma non avrei mai pensato che sarebbe diventato un prodotto per me indispensabile. E invece adesso per me lo shampoo va sempre qui dentro, sempre diluito, e se me lo dimentico qualche volta perché sono di fretta o sovrappensiero, esco dalla doccia tutta bagnata e vado a comporre, diciamo, il mio shampoo con l'acqua. E io ve lo consiglio tantissimo. Poi le dosi dovete vedere voi, vedere un po' con base al vostro tipo di capello. Io metto parecchia acqua perché ne metto fino qui e metto veramente poco shampoo. Mi trovo benone, mi lavo bene i capelli, non è aggressivo sulla cute, insomma, pazzesco. Io sono schiava ormai dello spargishampoo. Poi altri due prodotti, e sono gli ultimi due prodotti make-up. Allora, uno è un prodottino che ho iniziato a usare perché sinceramente lo usavano un po' tutte, quindi ho detto dai, magari serve anche a me. Pensando però che a me non servisse perché io sono scarsa di materia prima. Adesso vi spiego di cosa. Questo qui, in questo caso è il Mega Clear di Wet n Wild, è il mascara per sopracciglia che vedete schifosamente in condizioni appunto pessime. Perché è praticamente finito e è un mascara trasparente che ormai è diventato marroncino da applicare sulle vostre sopracciglia una volta che le avete ridisegnate. Io ho poche sopracciglia, lo sapete, è un bel po' che non uso più l'olio di ricino. Ecco, dovevo metterlo nell'ordine, vedi? Che stupida, mi sono dimenticata. L'avevo pensato l'altro giorno e poi mi sono dimenticata. Vabbè, è uguale. E comunque è un bel po' che non uso l'olio di ricino, davvero tanto, sono mesi che ho interrotto e non va bene, però le mie sopracciglia comunque stanno migliorando ugualmente perché si sono rinforzate negli anni appunto con l'olio di ricino e adesso stanno proseguendo. Però male sicuramente non le farebbe continuare ad utilizzarlo. Comunque io le ridisegno sempre perché ho dei buchi soprattutto qui nella parte centrale dove non ho proprio i peletti e perciò pensavo che non mi servisse più di tanto perché non ho chissà quanti peletti. È vero che un po' sono cresciuti, ma niente da tenere sotto controllo. Però ho iniziato a usare questo prodottino qui, ormai sono veramente mesi, 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 mesi che lo uso. Prima usavo quello di Essence, ma preferisco questo, e sinceramente non ne faccio più a meno. Cioè io ogni giorno vado a ridisegnare le sopracciglia, le pettino leggermente e poi ci metto questo. Non avrei mai pensato perché, ripeto, ho poche sopracciglia e non pensavo che facesse la differenza. E invece la fa perché aiuta a ripettinarle anche se sono poche, dà una bella forma. Io a volte magari se sto facendo un'altra cosa e sto per uscire mi rendo conto di non averlo messo e torno e lo applico. Quindi assolutamente anche questo qui costa poco, è economico, so che è molto valido anche quello di Kiko che però costa di più, forse è più forte come effetto fissante se avete tante sopracciglia, a me va benissimo questo perché avendo poca materia non mi serve chissà che cosa. Ultimo, ultimo, ultimo prodotto
che ho iniziato a usare così, giusto perché bisogna, in un certo senso, sembra che sia uno step da fare, legato sempre al discorso sopracciglia, è questa matita qui. Questa matita era una matita Kajal di Kiko che io avevo acquistato con gli sconti. Questo è quello che mi è rimasto. Io penso che per 2 anni ho usato tutti i giorni questa matita. Quando mi trucco un po' di più, vado a mettere un ombrettino sotto l'angolo qui, nell'angolo del sopraccigliare. Ma quando faccio il trucco per tutti i giorni, uso sempre questa. Ho portato la sorellina. Ecco, si chiama Skinny Fit Kajal questa matita. La sorellina è questa azzurra che io uso ogni tanto nella rima interna o anche come eyeliner. Questa l'avrò usata una decina di volte, quindi è quasi nuova e vi volevo far vedere la dimensione perché è una matita gigantesca, è questa qui. E a me invece quello che è rimasto di quella nude, diciamo color burro, è questo. Perciò l'ho usata veramente tanto. Io ho iniziato a utilizzarla per completare un po' le mie sopracciglia, ma non ero assolutamente convinta, pensavo che fosse quello step che non fa differenza, che magari tutti fanno perché è una delle regole che bisogna adottare, ma non pensavo avrebbe fatto nessuno, appunto, non avrebbe dato niente in più alla mia routine, e invece schiava anche di questa, quindi la matitina deve esserci sempre. Adesso tra poco finirà e dovrò andare a rimpiazzarla con qualcosa, anche se penso per un po' di usare un ombretto che ho che voglio testare nuovo, ancora non aperto, e quindi andrò a utilizzare quello. Però poi un prodotto in matitone sicuramente andrò a riacquistarlo. Anche lei non avrei mai detto, non avrei mai pensato, invece la uso veramente tutti i giorni. Questa è la colorazione 01, non si legge più niente, neanche il nome della matita, appunto, però l'originale, diciamo, era così, quindi direi ben utilizzata. Mi sa che questa fra poco finirà nei prodotti finiti perché un paio di volte poi non potrò più temperarla. Quindi diciamo che l'ho utilizzata. Basta, questi penso che siano i prodottini che che ormai sto utilizzando sempre, magari cambia un po' la tipologia, tipo il latte detergente, può essere un'altra crema, un altro prodotto, però sono dei prodotti che ormai per me devono esserci e quando stanno terminando io devo andare subito ad averne un altro di scorta, come per il caso della spugnetta, altrimenti mi sento un po' male. Sono 3 giorni forse che sono senza spugnetta e adesso aspetto il corriere con grande ansia perché con le mani, no, non è più la stessa cosa. Basta, dai, vado perché anche oggi ho parlato davvero tantissimo. Io vi mando un bacio grande, vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video. Se vorrete, ce ne sarà un prossimo presto e quindi ci rivedremo lì. Ci sentiamo se vi va nei commenti. Un bacione e ciao!